Coppa e per la classifica generale. Menkies, lo vediamo in maglia bianconera, hanno 2 minuti e 50 secondi in questo momento, hanno appena imboccato questa salita che li porterà a statale 12. Menkies, buongiorno, Kvasina stanno cercando di staccare, lo vedete, Rebellin, il gruppo con Rebellin, Pelizzotti e Nao e uno Swift che ciondola a destra, manca. Quindi fase importantissima della gara, alle spalle di un solitario Roglic, complimenti veramente Roglic. Menkies, il sudafricano, buongiorno Kvasina, con Rebellin che si sta portando sulle ruote di Kvasina. Molto bene Menkies che sta rilanciando l'azione, vediamo dietro Emanuel Buongiorno che fa un po' di fatica, anche Rebellin. Swift che si sta staccando in questo momento, qua un tratto molto duro, in penna, qua ragazzi veramente vanno sotto nel 39-27, rilancia ancora l'azione il corridore sudafricano. Allora Menkies con Buongiorno Kvasina e Rebellin, un quartetto all'inseguimento di Roglic, il sudafricano Menkies, Rebellin 2-22. Vediamo anche un pimpante di Damiano Cunego nel gruppetto alle spalle dei corridori, con un corridore della Colombia, della Movistar Colombia, e abbiamo visto anche la coppia della Team Sky, quindi Enao in compagnia di Ben Swift. Bellissima questa immagine al rallentatore, qua proprio riusciamo a vedere tutto, l'espressione di Buongiorno che cerca di trovare la concentrazione in un momento che non è facile per lui. Grande Menkies, scalando un paio di denti e rilancia l'azione, veramente lui è uno scalatore tipicamente longilineo. Bella questa ripresa, bella questa ripresa che ci dà l'idea dei distacchi che ci sono, guardate i corridori sparpagliati sulla salita che sta portando questi ragazzi sulla statale 12, poi ci sarà ancora l'ascesa fino a Barigazzo e poi la picchiata a Pieve Lago. Allora Menkies con Rebellin che non vuole assolutamente mollare, e ancora 10 metri, intanto la telecamera va a pescare proprio Benjamin Swift con il grande lavoro di Enao, deve contenere questa fase Benjamin Swift all'attacco proprio in questo Tania, andare a strappare la maglia verde a Gaffurini, la maglia verde di leader dei Gran Premi della Montagna. Quindi Roglic deve quantomeno tenere duro, non farsi raggiungere da Menkies fino al Gran Premio della Montagna. Io mi sbilancio in questa maniera perché le immagini parlano da sole. Menkies ha 2 startuffi in questo momento, ha 1 chilometro ancora lì con una grande pedalata insieme a Cunego, insieme a Rebellin, insieme a Buongiorno. Intanto è già arrivato nella zona con le transenne, quindi sono 150 metri per lui, rilancia l'azione, ormai è fatta. Allora grande impresa per Luis Menkies, grande impresa, adesso vedrà l'arco dell'arrivo a Rocca Pelago, perché Luis Menkies dopo 141 km e 300 metri di cui tanti tantissimi salita va a vincere la tappa, primo attivato Luis Menkies, facciamo partire il cronometro. Allora il vantaggio che deve avere Menkies per essere il nuovo leader della coppia di Emmanuel deve essere 1 minuto e 11 secondi. Però naturalmente Swift dovesse arrivare secondo, vincerebbe dei secondi di abbuono, e quindi tutta da vivere intanto i replay dell'arrivo di Luis Menkies che ha spinto fino all'ultimo metro, perché giocheremo questa vittoria della settimana internazionale di coppia classifica con Swift in quarta posizione qua al podio dell'arrivo di tappa. E allora andiamo a sentire Luis Menkies, il vincitore, e anche grande vincitore per la settimana internazionale Coppi e Bartali. Quindi it's not forever, at least we are together. I know I'm not alone, I know I'm not alone. Anywhere, whenever, apart we're still together. I know I'm not alone.
Quatrième de l'étape. Voilà, c'est ça.